anche se con tre coppie parlare di favoriti è abbastanza limitante, però sicuramente Giovannini e Verzotto sono i candidati alla vittoria. Maia Biginelli e Letta Neroni ordinare indietro. E al limite potremmo fare a parità di tuffo un confronto con i colleghi maschi, anche se è sempre molto parziale la cosa. Confermano nettamente la prima posizione con già 18 punti e 60 su Nashim Ben e Torres addirittura 20.40. Andiamo in campo femminile per il tuffo rovesciato. Biginelli Neroni stavolta un po' di pulizia in entrata, soprattutto da parte della Biginelli c'è stata, tipico ingresso senza spizzo. E adesso andiamo a seguire il triplo e mezzo avanti cambiato della coppia Biginelli-Neroni. Maia Biginelli delle Fiamme Oro e Letta Neroni, Carlo Di Biasi. Un 40.20 e un 43.20 nei primi due, qui però il coefficiente 3.0. Anche per loro il tuffo da maschi, il primo mezzo avanti carpiato, e del resto oltre a questo si va. Fratelli Torres e quindi implementano ancora la propria prima posizione e aumenta ulteriormente il vantaggio per Giovannini Verzotto. E arriviamo alla quarta e penultima serie per le ragazze Biginelli Neroni con il triplo e mezzo ritornato a raggruppato. Manca un po' di velocità all'esecuzione, quindi manca spazio finale per poter... Restano sì primi, ma perdono parecchi punti. Però avevano più che un tesoretto... Sì. In cassaforte, quindi anche un errore in questo caso in una gara a 3 si riesce ad assorbire. Nessun problema invece per Biginelli Neroni, non avendo avversari doppi per andare a superare i 200 punti. Fu un po' appoggiato indietro, scorre.